Sto letteralmente usando i miei occhi per spostarmi tra i vari menu dell'iPhone senza utilizzare le mani. Signori, bentornati in questo nuovissimo video. Sto utilizzando iOS 18, il nuovo aggiornamento, tra l'altro in anteprima, perché sto usando la beta, il nuovo aggiornamento di iPhone che porta un po' di novità interessanti. E oggi voglio farvi proprio vedere la funzione tracciamento occhi. Posso usare l'iPhone senza usare le mani. Vi faccio vedere come si fa, ma soprattutto come si fa ad avere iOS 18 e su quali dispositivi funziona. Questi sono i dispositivi compatibili. Ve li metto qui a schermo e partono dall'iPhone di seconda generazione SE, XR, X Max, XS e poi dall'11 fino al 15 Pro Max e ovviamente poi gli iPhone 16 che arriveranno. Prima di passare subito a come funziona questo tracciamento degli occhi, ok? Vi faccio vedere come si attiva, come si utilizza. Le novità principali sono lo spostare nella home screen di iPhone le icone dove vogliamo questa volta, ma possiamo anche modificare e cambiare su personalizza quelli che sono i colori di quest'ultime, ad esempio una tinta unita, un colore che decidiamo noi, insomma dite un po' se secondo voi è una roba che può piacervi o meno. Lasciamo ad esempio così, verdi. Ok, ma andiamo subito a guardare anche quello che è il centro di controllo, perché è stato rinnovato, come state guardando qui. Il centro di controllo adesso lo possiamo utilizzare anche con uno swipe singolo, con il dito in questo modo, con le varie sezioni divise, diciamo, per tipo di funzione, ok, all'interno di questo sistema. Qui avremo quindi il classico wifi, registrazione schermo, il volume, eccetera, eccetera. E poi abbiamo invece la categoria con la musica che stiamo ascoltando, con questa nuova interfaccia grafica che personalmente non mi dispiace per niente. Torniamo indietro, ma vi faccio vedere anche una cosa molto carina, che se premiamo sul più qua in alto, facendo un attimino giù con il centro di controllo, premiamo il più in alto e andiamo qua sotto, notate che le icone le possiamo spostare, ma le possiamo anche ridimensionare da questo tastino, eccolo qua, che ci va a ingrandire o rimpicciolire le icone. Può esserci molto comodo, ad esempio, se utilizziamo maggiormente le icone per il controllo della domotica in casa, ok? E questa è un'altra cosetta carina che mi è piaciuta. Ma andiamo a vedere come si fa a utilizzare il tracciamento degli occhi, quindi a usare l'iPhone senza utilizzare le mani. Bisogna andare su impostazioni, una volta che avete installato ovviamente sul software, attivandolo su developer.apple.com, fate la richiesta per diventare sviluppatori, diciamo, e poter testare quindi le beta di iOS. Se lo fate, riuscite a installare poi iOS 18 beta developer, che è quello che sto usando io in questo momento. Altrimenti c'è da aspettare a settembre circa, che è il rilascio poi ufficiale. A settembre ci sarà il rilascio poi pubblico. Andiamo su impostazioni, su accessibilità, andiamo giù su tracciamento occhi. Qui mettiamo sì e mi farà fare per 5 secondi un attimino una, diciamo, sorta di calibrazione con il mio sguardo, con i miei occhi qui sullo schermo, seguendo questo pallino il più attentamente possibile, in modo che poi vada a riconoscere come muoviamo i nostri occhi per poter poi spostarci nei vari menu. Anche se devo ancora capire sinceramente come si fa a fare lo swipe destra e sinistra oppure su e giù. Sinceramente non ho ancora capito come si fa. Abbiamo finito la calibrazione, perfetto, e ora è già subito attivo. Tra l'altro possiamo anche sistemare la fluidità di movimento, il che è interessante, quindi possiamo velocizzare un po' come funziona con i mouse, ok. Per premere anzi su qualcosa, su un menu, su un'app o altro, basta che con lo sguardo, io adesso faccio su e giù, guardate, vado giù, ora vado su con gli occhi in altissimo, poi vado giù di nuovo. È anche bello responsive, cioè funziona subitissimo, anzi è reattivo. Andiamo ad esempio su accessibilità, continuo a tenere l'occhio su accessibilità, anche se questi menu in alto così sono un po' difficili. No, aspetta, oh, accessibilità, non riesco ad andarci, ho anche l'occhio che... che ho anche la luce che mi sta... Vado nella home e cominciamo a spostarmi un po', ok, utilizzerò quindi l'occhio, andiamo tipo su Instagram, vediamo se me lo fa fare. Proviamo a guardare tipo Instagram, tenendo lo sguardo sull'app e vediamo se riusciamo ad aprirlo. Adesso quindi vado qui sulla destra, ok, tengo qui il mio occhio, i miei occhi su Instagram. Ce la faccio? Vediamo se ci riesco. Ok, sono riuscito ad aprire Instagram. Vedete che sto scorrendo. Vediamo se riesco ad aprire un mio video. Ad esempio, mi raccomando, seguitemi anche sui social per trucchi e consigli per il vostro iPhone e non. Quindi apriamo tipo un video. Tengo lo sguardo fisso su questo video qua. E sono riuscito ad aprirlo. Vediamo se riesco a tornare indietro però. Ovviamente, ragazzi, andiamo nel mio profilo, vediamo. Non ci sono riuscito, sono andato su Reel, va bene.
alziamo magari il volume. Oh, ok, questo non è bello. Vado sul mio profilo, vediamo se riesco. Ok, ci sono riuscito. Torniamo indietro nella home. Non so come si fa in realtà a tornare indietro, però diciamo che dovete calibrare bene, ragazzi, quel... contate bene anche un attimo la distanza dai vostri occhi, dal vostro viso, a come state tenendo l'iPhone, perché è importante. Tenete il bello centrato, ok, e fate questa calibrazione. È importante, perché secondo me adesso non è molto preciso, anche perché l'ho fatta male, perché stavo anche parlando e ho fatto qualche errore nello sguardo. Però diciamo che non è malissimo. Andiamo tipo su foto, ok. Diciamo che, non avendo mai visto una cosa simile, la cosa mi interessa parecchio, perché funziona davvero, signori. Adesso vado tipo con i miei occhi e apro un... apriamo questo video con la moto, quello di 1 minuto e 17. Vado quindi giù leggermente con l'occhio, tengo lì lo sguardo e, signori, ho aperto il mio video. Vediamo se si mette in pausa. Ok, ci sono riuscito. Andiamo adesso su X in alto, chiudiamo. Ragazzi, funziona davvero. È incredibile questa cosa. Ci sono altre opzioni che si possono attivare, che devo ancora capire in realtà, perché se vado su tracciamento occhi, qui mi dice allinea all'elemento, sposta automaticamente il puntatore sugli elementi vicini. Io in realtà l'ho appena disattivato perché stavo guardando proprio quell'opzione. Sto per attivare la cosa ma non ci sono riuscito. Vabbè, attiviamolo col dito. Poi ci abbiamo lì sotto controllo con ritardo. Questo non mi è molto chiaro, l'ho appena disattivato perché lo stavo fissando. Che cosa fa? Perché dice, mantenendo fermo lo sguardo per il periodo di tempo specificato, viene eseguita l'azione con ritardo selezionato. Per personalizzare la funzionalità vai nelle impostazioni di controllo con ritardo in assistive touch. Qui sotto infatti si crea anche questo bottoncino qua. Cercherò di capirlo, vediamo se riesco a riattivare questo controllo con ritardo, che da quello che ho capito sembra sia necessario tenerlo attivo. No, non me lo fa cliccare. Ok, e niente, ragazzi, questo è tracciamento occhi. Ora, disattiviamo un attimino, che se no impazzisco. È una funzione interessante, ma c'è un bel po' di robetta di cui parlare di iOS 18, come Apple Intelligence. L'intelligenza artificiale, signori, di Apple. L'hanno chiamata... A parte che è geniale, perché AI, anziché Artificial Intelligence, Apple Intelligence, geniale, subito, proprio. Ragazzi, l'intelligenza artificiale sugli iPhone c'è dai modelli 15 Pro e 15 Pro Max in su, quindi con i nuovi iPhone 16. Non c'è per quelli prima, invece iOS 18, come vi ho fatto vedere già nel suo video, c'è per quasi tutti gli iPhone. Cioè, meno male, c'è per tutti gli iPhone. Ora, mi piacerebbe avere un 15 Pro Max in mano, ma al momento ho il 12 Pro Max, quindi cercherò di acchiapparlo da qualche amico per portarvi un video sull'AI, dedicato solo sull'AI e anche su Siri, perché Siri può fare delle belle cose con questa Apple Intelligence in collaborazione con ChatGPT, tra l'altro, per generare immagini, rispondere alle mail con un testo rifatto. Insomma, c'è un bel po' di robetta. Al momento, per iOS 18... ci sono altre cosucce, magari li vediamo in un altro video, ma mi interessa di più farvi vedere le Apple Intelligence. Signori, che ne pensate? Ditemi se siete riusciti, e siete riusciti a scaricare la beta di iOS 18 con un commento qua sotto. E noi ci vediamo ad un prossimo video tech. Ciao!